Signore e signori, come potete seguire su questo cartellone le apposite figurine, vi cantirò la storia di un fatto miraculoso. C'è Stefano Maclas, era insurato tre volte e sempre solo era ristato. Butirrosa e Ronzella si sposava, ma l'insecchiva e poscia la tirava. Allora andò dal padre confessore, che la fece visitare da un professore, che un gran difetto grosso gli trovai, e lui da tanto più non sa mugliaia. Certo il difetto mo sapeva pulita, ma che vuol dire che fa, voi mi capite? E se nulla avete capite, peggio per voi. Fece un vuto quest'uomo e se ne andette in un loco alpestre e più non si vedette. Ma un giorno che il sol cocente ardeva e il gran calor soffrire non poteva, un pagliotto mancava si schiappaia e dentro un fiume d'acqua si buttaia. Ma tanta ronzellette in compagnia si trovano a passare per quella via. Scappar voleva e si trovò a corna, pigliò il cappello e si coprì lo scorno. La signora Rita allora capita di che scorno parla. Con questa tenna innanzi che facite, gran cosa certo sotto nascondita. Dicette le donzelle e il poveriello si fece rosso al bar d'un Raffaello. Ma una vespa che il diavolo mannaia un morso sulla mano gli chiavaia. Forte gridò mannaggia per il dolore, tirò la mano per sopra un dulzore. Ma qui fu che il miracolo avvenne, il pagliottone a Pisa rimanette. Giulive e sorridente se guardai, tornò in paese tosto sa mugliaia. Adesso vorreste sapere il nome di quel fiume, sarebbe comodo.